Amici della Motonautica, siamo in diretta dal meraviglioso porto di Rimini per raccontarvi il grande ritorno della Venezia Monte Carlo, gara di motonautica d'altura più importante del Mediterraneo. Nasce come evento sportivo, diventa oggi, in questa 8ª edizione, evento paese con Expo 2015 verso Dubai 2020. Siamo partiti questa mattina dall'Arsenale di Venezia, appunto, fino ad arrivare al 12 luglio nella splendida cornice di Monte Carlo. Nel mezzo, ovviamente, i porti più prestigiosi d'Italia. Saranno 12 puntate in cui visiteremo i porti, ma ci soffermeremo anche tra le eccellenze del nostro paese: gastronomia, cantieristica navale e momenti glamour che fanno della Venezia Monte Carlo un evento non solo nautico, ma di promozione delle eccellenze del nostro meraviglioso territorio. Inoltre, una delle rubriche che ci accompagnerà in questo nostro percorso sarà Il mare e chi lo racconta, in collaborazione con IPS Europa, in cui ascolteremo storie di uomini che hanno dedicato la loro vita al mare. Infine, Venezia Monte Carlo è anche vicina a Telethon, con un concorso di street art in cui verranno messi all'asta i migliori lavori. Il ricavato verrà ovviamente interamente devoluto in beneficenza. Ma andiamo con ordine. Scopriamo la città che ha dato il via a questo evento straordinario. E sono state tante le istituzioni presenti nella conferenza stampa di apertura presso il meraviglioso circolo della Marina Militare di Venezia. Pierpaolo Baretta, sottosegretario Ministero Economia e Finanza. Dal suo profilo risulta essere un appassionato della motonautica e della nautica. Secondo lei questo settore può dare uno slancio al sistema economico del Paese? Sì, lo può dare, lo deve dare. È un settore strategico per l'Italia, 7.000 chilometri di coste, una storia di mare grandissima, e oggi questa idea di rilanciare anche attraverso la Venezia Monte Carlo la nostra industria, la nostra marina, è un'occasione da non perdere. In questo momento particolare di ripresa economica ci vuole un impulso e questa è un'occasione davvero da sfruttare. La Venezia Monte Carlo, con l'autorevole presenza del governo del comitato interistituzionale, è divenuto da evento di motonautica ad evento paese. Può essere, secondo lei, un evento di questo livello a veicolare il meglio dell'immagine dell'Italia?
Assolutamente sì, quest'anno è un anno importante per l'Italia, abbiamo l'Expo e abbiamo voluto inquadrare come comitato promotore anche questa iniziativa all'interno del grande circuito, del grande evento Expo. Tra pochi mesi a Roma ci sarà il Giubileo, quindi è un anno importantissimo per il nostro paese come punto di riferimento internazionale. Un'occasione come questa che ha una storia, la Venezia Monte Carlo ha una storia, rappresenta davvero un momento al quale dobbiamo prestare attenzione, perché percorre, si dice Venezia e Monte Carlo, ma ci sono 10 città italiane che vengono coinvolte, quindi sicuramente una straordinaria possibilità. Ed ora addentriamoci nella parte più tecnica della Venezia Monte Carlo con l'arrivo dei team. Siamo con Oscar Corbelli, presidente della Power Marine. Oscar Corbelli, figlio d'arte, figlio di Giancarlo Corbelli. Dunque si può dire che tu abbia respirato sin da piccolo il profumo della vetroresina. Sì, effettivamente è così. E ricordo che già quando andavo alle elementari non vedevo l'ora di uscire da scuola per andare in cantiere da mio padre e vedere come venissero realizzate quelle che allora, secondo me lo sono ancora, le barche migliori al mondo. E ovviamente seguivo mio padre anche durante le corse in Class 1, in offshore, quindi vetroresina, velocità e motore. Power Marine, che ha realizzato la Flotta Italia, progetto ambizioso fortemente voluto dal presidente del comitato organizzatore della Venezia Monte Carlo, Fiorella De Septis, nonostante le condizioni istituzionali del paese non lasciassero intravedere la possibilità, sin da questa edizione, del varo del progetto. Sì, diciamo che la Power Marine ha sposato in pieno questo progetto accettando la sfida. Nel corso d'opera si sono presentate alcune difficoltà istituzionali dettate dalla politica del nostro paese e questo spero che non ci limiti nei prossimi anni. E l'impegno è quello di completare il progetto quanto prima e in questa edizione partecipiamo esclusivamente con un'imbarcazione prototipo denominata Venezia Monte Carlo 2015 e niente, speriamo di completare le 20-22 imbarcazioni già dalla prossima edizione. Ed ora entriamo nella parte più emozionante della competizione. La Venezia Monte Carlo ha preso il via dalle acque del bacino di San Marco, antistanti le torri dell'antico arsenale marina militare di Venezia, la Betlemme, culla delle tradizioni marittime nazionali. Ad accompagnare il varo la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, che seguirà fino a Civitavecchia le imbarcazioni, garantendo la sicurezza durante l'intero percorso. Allertate anche tutte le sedi regionali. Presenti anche i propri stand espositivi nelle sedi dei Village Venezia Monte Carlo di Brindisi, Reggio Calabria, Salerno, Formia e Civitavecchia. La barca starter della Guardia di Finanza ha dato il via all'evento più atteso della motonautica mondiale. La Venezia Monte Carlo ha inteso omaggiare la Marina Militare Italiana, sua partner istituzionale, che sarà presente sull'intero percorso con il proprio personale per far conoscere sempre di più il ruolo e i compiti svolti per la salvaguardia degli interessi nazionali. Siamo con il contrammiraglio Bernard della Marina Militare, lei è il padrone di casa, chi meglio di lei, colui che ha preparato al meglio la Marina Militare per l'accoglienza della Venezia Monte Carlo. Sì, in particolare qui a Venezia, perché la regata parte proprio dall'arsenale, che è diciamo, il cuore della Marina a Venezia, anche il cuore di Venezia ovviamente. Io sono il comandante dell'Istituto di Studi Militari Marittimi, che ha citato proprio il sindaco durante il suo intervento, che ha sede proprio nell'arsenale di Venezia. Quindi oltre al circolo ufficiale che ha ospitato oggi la conferenza stampa, la partenza sarà appunto dall'arsenale novissima dell'arsenale.
La Marina Militare che affianca appunto la Venezia Monte Carlo. Sì, è un evento eccezionale, quindi che si svolge, come ha specificato il capo ufficio della pubblica informazione e comunicazione dello Stato Maggiore, in altura, quindi l'altura è il luogo di lavoro delle unità navali della squadra, e la Marina Militare appunto non poteva assolutamente non prendere parte, con tutta la sua organizzazione che non è solo quella delle unità navali ma anche quella che segue e assieme anche al corpo del capitano di porto, che è un corpo della Marina, tutto l'andamento della regata per tutte le sue tappe. Siamo con l'ammiraglio Enrico Pacioni della Marina Militare, pubblica informazione e comunicazione. Ammiraglio, come si svolge, per chi non lo conosce, il lavoro della Marina Militare? Ma la Marina Militare è un lavoro sicuramente complesso. Innanzitutto nell'attività che noi svolgiamo dobbiamo formare il personale, quindi il primo passo è nell'arruolare dei nuovi ragazzi, delle nuove forze per la Marina, con una buona selezione. E si sviluppa l'iter formativo che porterà per gli ufficiali e per i sottufficiali e anche per la truppa poi ad imbarcare sulle nostre unità e da lì iniziare a svolgere tutte le attività che noi eseguiamo su disposizione del governo. Quindi l'attività che noi stiamo facendo in questo momento, che è Mare Sicuro, che sono le operazioni in Oceano Indiano, tutte attività che il governo stesso ci indica e ci dispone di fare. Tiberio Piattelli, ammiraglio della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera, la Guardia Costiera che affianca la Venezia Monte Carlo. Beh, il Corpo di Porto Guardia Costiera è sempre vicino a tutte le iniziative che riguardano il mare, la nautica e a tutti coloro che frequentano il mare sia per lavoro sia per diporto. La Venezia Monte Carlo è una manifestazione ormai storica che è un biglietto da visita per quanto riguarda il mondo della nautica italiana. E le Capitanerie di Porto saranno presenti con il proprio personale, con i propri mezzi, a supporto e ad assistenza in tutti i porti che saranno toccati da questa manifestazione. È arrivato il momento dello start ufficiale dell'ottava edizione della Venezia Monte Carlo 2015. Siamo partiti dal Lido di Venezia fino ad arrivare al porto di Rimini.